puntata registrata molto presto rispetto al normale di onorato di oggi, che è venerdì 12 giugno. Registro molto presto perché, come ormai si sarà intuito, diciamo, devo approfittare dei momenti in cui non ho nessun riparaggio e quindi insomma, ecco, quindi sono più libero di poter, voglio vedere se qua non mi batte il sole addosso, vero o no, e dei momenti, insomma, in cui sono sostanzialmente più libero di poter fare, registrare cose. E in questo momento sono abbastanza libero, cioè nel senso che abbiamo chi è stato richiamato a testimoniare, quindi insomma, ecco, quindi in questo momento sono solo in abitazione, per cui sono a posto. Nel frattempo si sta, credo, caricando il video della puntata di ieri, per cui diciamo che probabilmente farò una giornata intera di video, cioè nel senso, ecco, sarà probabilmente alle 2:30, poi insomma io vi parlo al passato, cioè nel senso quando vedrete questo video sarà già tutto successo, e quindi probabilmente questo andrà invece in onda la sera, ma insomma, ripeto, vediamo, dipende anche un po' da connessione, da varie maledizioni in corso, che anche oggi vedo che questi giorni che sto dicendo qualcuno di lasciarmi in pace, vedo che non sorbisce alcun effetto, vedo che anzi ci prova evidentemente molto gusto e un po' meno, però vabbè, vediamo chi si stanca prima. Il problema è che io mi stanco prima sicuro, e vabbè, vediamo. Vediamo. Allora, oggi detto puntata molto veloce, anche perché sono attualmente in pausa caffè, diciamo così. È iniziato presto, per cui me lo posso permettere, però sono tecnicamente in servizio, nel senso che ai colleghi ho detto: guardate, sono in pausa, ma diciamo, ecco, in realtà potrei ricevere una telefonata da un momento all'altro, come è successo poco fa, per cui è meglio se vado veloce, perché poi recupererò, ma non è che ho spuntato caselline, cose di questo genere. Ecco, diciamo che per chi non è dell'ufficio pensa che io sia in servizio. E perché la pausa caffè purtroppo non si riesce a stimbrare, per cui insomma, ecco, troppo questo. E allora oggi parliamo, anzi, inutile che apro perché è una roba che non allora, di una vicenda che mi ero dimenticato di parlarne, ed è la morte, purtroppo, diciamo, abbastanza improvvisa del frontman di Jarabe de Palo, che tra parentesi non sapevo che volesse dire una cosa che secondo me sarebbe molto utile, cioè la cura del bastone, sarebbe per qualcuno, ripeto, vedi le puntate precedenti, sarebbe assolutamente utile, secondo me sarebbe anche utile per chi, no, beh, non lo dico, perché sennò
se no contravvengo a una promessa che fece, per cui no, togliete sta roba. stacca, tipo come si chiama Minnie Mouse, la persona, l'altra vestita da topolino, hackerino, stacca, carità, no. Non posso, cioè, ci vorrebbe, ma non posso. Qualcuno provveda a tal senso. E, non sapevo che, tra parentesi, anch'io ero uno tra quelli che, sì, no, probabilmente ho sentito, insomma, però se sapeva poco, che Frotman è un po' come che ne so, Jamiroquai o quell'altro, o Nickelback, cioè uno vede il frontman e dice: ah, eccolo, è Jamiroquai. No, non è Jamiroquai, cioè non si chiama così, è una roba simile, però non mi ricordo ora quando, o Nickelback, cioè non è, anche perché poi Nickelback dovrebbe dire tipo Nichelino di resto, cioè. Che cazzo io è, tra parentesi, no? E manco lui si chiama Rapa de Palo, ma si chiamava, che purtroppo è venuto a mancare, Paudones, non so se si dice così, non so spagnolo, figuriamoci, mi incarto con l'inglese, figuriamoci con lo spagnolo, che stranamente ha un nome, diciamo, umano, cioè nel senso, come umano, cioè nel senso che c'ha di solito questi spagnoli, portoghesi hanno un nome infinito, cioè praticamente che ne so, Paolo, Pedro, Escobar da Silva, De Santero, Monte Verde, La Flacca, Macarena, Mazzanti viene dal mare, cioè, c'hanno di solito 3800 nomi, cioè, ci manca solo bomba, cioè alla fine, che ne so, ecco. Invece stranamente questo dai, se la cavo con tre nomi, vabbè, tra parentesi, che è la normalità, diciamo, ecco, diciamo è il minimo sindacale, ecco, tre nomi, e, anzi di solito un nome e due cognomi, è un po' tipo come una ragazza diversamente magra, come dico io, perché sembrerebbe che sia un insulto anche dire curvi, per cui non so, sinceramente, come cazzo devo dire una ragazza, allora beh, spagnola che fa, insomma, tutte le presentazioni e robe, diciamo che quando l'ho vista la prima volta su un video, insomma, per sbaglio sicuramente, perché non mi ricordo per quale motivo mi sono incappato in questa persona, l'ho visto, ho fatto, dico, cazzo, dico, ma questa chi è? Dico, ma ho il terrore di conoscerla, perché era molto 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 simile a non dico nient'altro, e praticamente invece no, invece più che altro lì per lì, perché poi anche la voce, porco zio, per cui insomma anche la voce è molto simile, e quindi insomma dice orca madosca, va a vedere, ha cambiato anche nome, gli faceva schifo, si vede, sì, tra parentesi, sì, e invece no, invece è proprio tutta un'altra persona, e ha le stesse follie, fa le stesse follie, evidentemente deve essere la somiglianza fisica che tende a far fare cazzate, e
qui adesso. Questa qui non si è capito perché adesso si arrapava a zero, così. Cioè, per quale motivo? Cioè, non si è capito perché. Vabbè, cioè, sono gusti, ma a me sinceramente, cioè, se una donna si lascia i capelli un po' più lunghetti, cioè, non è brutta. Anzi, secondo me è più desiderabile. Invece no, invece sta gente, perché si è fatta, al momento si era tagliata da parte e vabbè, c'aveva comunque i capelli lunghi da parte, vabbè. Poi dopo si è tagliata tutte e due le parti e ha lasciato tipo cresta. Insomma, adesso mo sembrerebbe essere rapata completamente, non so, la prossima volta qual è la cosa, farti una svastica sulla testa, che cazzo c'è? Vabbè, lasciamo perdere. Comunque, ecco, a parte questo, e insomma, più che altro tutto sto giro di parole per dire, insomma, che questa qui c'ha un nome, e poi c'ha un altro, un cognome Puntano, e poi c'ha un altro cognome. Insomma, tutta serie, il 3, essendo forse la Trinità, è il numero minimo di nomi che hanno gli spagnoli, non so. E comunque, ecco, stranamente questo qui ha un nome non estremamente lungo e diciamolo tutta, non è che gli Arabi de Palo siano stati il mio gruppo preferito, no, cioè nel senso conosco 2 o 3 canzoni e basta, anzi forse 3, anche troppo, 2 probabilmente, 2, non mi viene la terza, ma può essere che magari ce n'era la terza, non lo so, sicuramente 2. E per cui non è che mi metta a fare, oh, che dispiacere, oh, è morto il mio cantante preferito, no, cioè, non è perché facevano 2 canzoni, di cui insomma, normale, cioè, né una canzone brutta, né una canzone meravigliosa, cioè normale, una canzone così, insomma, ecco, e delle canzoni, e più che altro diciamo che, ecco, è entrato nella mia cosa, nella mia vita, per essere, insomma, una delle canzoni delle loro, non mi ricordo ora il nome, sinceramente, poi ripeto, sono in spagnolo, per cui sono sicuro che la storpierò, e, cioè, anche provando a dirla normalmente, ed è entrata, insomma, tra il numero delle canzoni storpiate, travisate, anzi, adesso uscite fuori questa cosa, cioè le canzoni travisate, e assieme a, che ne so, a, anziché un tiro micidiale, un tiro di cinghiale, e che non mi ricordo come si chiama la canzone di Raff, e oppure un'altra che era, che quella è entrata a storia, cioè questa, penso, forse se dovrebbe ricordare Tom Seas, anche perché è stato lui a dirmela, era Esprim De Alleluia, Esprim De Eide, anziché It's Raining Man, cantata da Jerry Halliwell, la ex Spice Girl. Poi che altra canzone travisata, adesso non mi viene, ce n'era anche un'altra, sempre che ha tirato fuori il buon Tom Seas, non diciamo chi era che cantava così, dai, perché insomma non è anche la mia fan, l'ho scoperto, mi sa, forse, credo. E quindi insomma non si parla male dei fan, e anche perché siete pochi, per cui mancherebbe pure che mi metto a parlare male di voi, e cioè a quel punto veramente già fa spesso e volentieri guardando come si chiama la dash qualcosa, dashboard forse dovrebbe essere del canale, già quando guardo sto lì così, faccio di, ma ho parlato da solo praticamente, ho fatto un monologo, cioè nel senso
sì, faccio un monologo, ma ho parlato cioè, con me stesso e basta, cioè, non ho parlato con qualcuno che non ha visto nessuno e quindi e non lo sta vedendo nessuno quel video dopo giorni. Dico bene, devo aver detto qualcosa di cattivo, cioè, estremamente, perché vedo che manco il fan, insomma, interessante. E per cui no, vabbè, non diciamo chi era. E che volevo dire? Boom, non mi ricordo ora, sicuramente ce n'erano altre, ma non mi vengono in mente. A parte quelle lì travisate famose, che ci sono video su YouTube, potete vederne quante ne volete, ce ne sono veramente di tutti i gusti. Una di queste credo fossi io e probabilmente mia sorella e basta che l'hanno fatta diventare così, che era proprio degli Arave de Palo ed era, non mi ricordo quale fosse il nome originale della canzone, vabbè, però faceva così. Io ho messo nella flacca, che sembra una cosa sessuale da parentesi, io Maria rotta e spera. Rotta, non rotta, rotta proprio, proprio ancora più all'enronese, più vietano possibile. Rotta e spera, l'ho messo, eia, però io sono uno di sferra. E poi dice un'altra volta, però io sono uno di sferra. Che sferra potrebbe essere sferra cavallo, per esempio, frazione di Orvieto. Non sfera cavallo di Palermo, insomma, ecco, cioè proprio di Palermo, mi pare fosse però comune per conto suo, non mi ricordo bene, forse credo che sia comune per conto suo, però insomma, ecco, non mi pare fosse vabbè, comunque, a prescindere ora se sia comune o no, però comunque la zona è quella, ecco. No, invece sfera cavallo, frazione di Orvieto, proprio alle pendici di Orvieto, venendo da Nerone, insomma, è una tra le prime cose che ti trovi dopo il mega campus della Vetria. E niente, no, e quindi ecco, quindi mi è entrato nella testa quando insomma, ho sentito che era morto questo poveretto, dico, oh, porca miseria, è morto il cantante del gruppo Arabe de Palo che facevano Io ho messo, però io sono uno di sferra. E quindi vabbè, quindi purtroppo. Purtroppo questo è successo. E ahimè, ok, no, mi erano rimaste delle robe. Oggi sarà una puntata un po' particolare, nel senso che ecco, sono tutte cazzate in buona sostanza. E questa era la prima. L'altra invece vorrei ringraziare pubblicamente, che tanto non mi vede, per cui vabbè, ringraziatelo via i fan, da parte mia, il sottoscritto, il collega, che non so chi ha detto, che mi ha detto, dice, se te lo dico ti licenzi, per cui siccome il mio lavoro mi piace, nonostante mi occupi tantissimo, come ho detto nella puntata precedente, diciamo, ecco, non ho voluto indagare chi fosse a averglielo detto, sta di fatto che lui però ha saputo e poi mi ha detto a me questo programma, che praticamente è un mixer virtuale, Voice Meter, non so come si pronunci in realtà. Poi siccome con due E, quindi a meter, penso si pronunci così, ripeto, non lo so, se sbaglio mi correggerete, però ecco, diciamo ecco, essendoci due E, meet, è il massimo, è bellissimo per forza.
che siamo qua amanti di Meet, Google, e comunque, ecco, come ho detto poco fa, apparentemente siamo una docente, ex docente. I professori universitari quando finiscono non è che vabbè, mi ritiro, vado a casa e non rompo più i coglioni, no, è un continuo rompere le palle a gente che continua a lavorare all'università, maledetti. E quindi ecco, quindi dicevo, questo programma è veramente ottimo, cioè veramente ottimo. Ci sono vari modelli, varie versioni, ecco, e tra cui insomma, come si chiama? Tra cui una che ho paura che mi toccherà installare, che si chiama Banana, cioè bellissima, perché quella base, ok, si chiama Voice Meter e lì finisce, no, invece c'è Voice Meter Banana, attenzione perché non è finito qui. Dopo la banana, giustamente la banana che sta da sola, no, la banana c'è la patata vicino, per cui c'è anche la potato, cioè siete meravigliosi, io vorrei conoscere i programmatori di questo, gli analisti di questo programma e abbracciarli, cioè proprio siete dei geni, cioè giuro, non vi sto inventando niente, c'è un programma che ha tre versioni. Una è quella base, diciamo, con due entrate microfoniche, cioè nel senso due ingressi, ecco, e due uscite, e più quella, diciamo, di sistema, più l'entrata di sistema, che tra parentesi non riesco però bene a selezionarla, ma comunque va bene, e l'uscita ovviamente di sistema, e l'altro invece e poi c'è la versione banana e la versione patata e cioè siete geniali diciamo quella banana e quella scena da ridere e queste qui insomma queste due versioni ultime sembrerebbero insomma abbiano un po' di cose in più e probabilmente l'ho detto probabilmente toccherà che scarico dovrebbero essere tutte gratuite previo se volete proprio se siete belle persone fare una donazione. Probabilmente io la farò perché cioè, è geniale solo l'idea di aver chiamato un programma banana e patata, cioè veramente cioè, siete geniali. E, cioè siete da premiare solo per questo. E quindi, cioè, se poi lo chiamate anche bandana, magari la prima è ancora meglio, però, però vabbè, però. Bandana c'ha la banana ed è in cerca della patata. No, in cerca no, basta, ho già dato. Però insomma, ecco, magari in cerca del gatto, quello sì. Che stavo dicendo? E niente, no, quindi a parte ecco la cosa dei nomi. E invece vorrei anche ringraziarlo, chi ha fatto questo programma, ma anche il collega che me l'ha suggerito, che insomma, me l'ha suggerito, sia perché ovviamente con questo riusciamo a risolvere un problema enorme che purtroppo, anche se amiamo Meet purtroppo ci sta dando dei piccoli problemi da questo punto di vista, cioè praticamente l'audio del sistema. Purtroppo, mentre altre piattaforme, tra cui da me odiatissimo Zoom, permette di far sentire l'audio del sistema agli altri collegati, purtroppo mettono alcune cose, cioè, lo fa adesso, cioè le schede di Chrome, quello, ma se io per esempio ho un video sul mio computer, voglio far vedere e sentire, ovviamente lo vedo, non lo sento, lo sentono grazie a questa cosa. E, però ecco, però ripeto, cioè,
è un po' cioè, per le mie cose, insomma, devo un po' migliorarlo, ma lo faremo, insomma, ecco, a tempo debito sistemeremo il tutto. E l'altra cosa invece per cui mi sento di ringraziare tutte queste persone è che praticamente finora io sentivo le cuffie, cioè sentivo l'audio di canzoni, robe, poi cuffie ovviamente Bluetooth che lunedì mi arriveranno le nuove e lo sentivo insomma lo sentivo in mono e non in stereo. Bene, questo programma mi butta fuori l'audio in stereo, quindi con le cuffie finalmente sento in stereo. E cioè, allora, ci sono le canzoni, sono meravigliose già di suo. In stereo è ancora meglio, cioè io vi inviterei a sentire in stereo una canzone come Deserto dei Visarei. Cioè, cercatela, non è difficile. Se avete Spotify, vi dico di seguire proprio Gli Sarei a prescindere, tutti i brani di loro. E se invece non avete Spotify, è gratuito con la versione base, lo troverete sicuramente questi brani li troverete, dei Visarei li troverete un po' ovunque, in buona sostanza, però insomma comunque sono Visarei con due, infatti io temevo di dirlo male, invece ho scoperto che realmente si dice così, pensavo che fosse una lingua strana, sono i Visarei, ve lo ripeto un'altra volta. E la canzone in particolare che vi dico di ascoltare in versione, cioè in stereo e non in mono, è Deserto, facile, e vi dico, merita, cioè veramente è una canzone che io quando l'ho sentita finalmente in stereo ho detto, dico, cioè già in mono è meravigliosa, in stereo è proprio plus, e quindi cioè la serie Emma Marrone, Anna Amoroso, quell'altra imbecille, cioè scansatevi, cioè levatevi di culo perché voi siete una merda in buona sostanza, ecco, cioè, questa è musica, quella roba, cioè questa è musica, quella roba che fate voi è una schifezza, cioè questa è musica, cioè se sentite che roba, cioè è eccezionale, è un gruppo che purtroppo anzi sembrava essere morto sul nascere quasi. Invece adesso è vivo e lotta insieme a noi e vi dico merita assolutamente, cioè, insomma sono bravi con la B maiuscola e bravi forse a dir poco, per cui ok. L'altra cosa che è una cazzata anche questa, cioè questa è una cazzata veramente, quella lì che vi ho detto poco fa, no, è una considerazione sulle macchine della Ford. Ma io mi domando, ma in Ford per quale motivo le piace chiamare le macchine come delle meretrici, cioè come delle venditrici del loro corpo per atti sessuali? Mi spiegate per quale motivo? Cioè, allora, c'era la famosa Ford Escort, che dico, ma porca troia, perché? Adesso c'è la Ford Cougar, cioè, no, è Cougar in realtà, però, cioè, è facile, no? Cougar, RT, Rientart, Cougar, cioè, perché sono sempre quello, cioè, è sempre donne che si prestano, non proprio gratuitamente, a soddisfare certe cose. Oppure fare, non so, la prossima qual è? Ford Geisha, cioè Ford Battona, che cazzo c'è? Perché io dico, ma chi avete veramente? Un simpatico burlone, cioè, Ford Mignotta, cioè, che cazzo come vi vengono in mente chiamare ste robe così? Ma poi soprattutto perché? Per quale motivo? Cioè, ripeto, la Fiat fa delle macchine
cioè, per carità, ha preso la Lancia e l'ha tramutata in uno schifo, praticamente, una macchina per femminucce. E cioè, siamo passati dal Delta HF integrale, c'è cioè una macchina che praticamente è tutta muscoli, è una macchina, perdonatemi il termine, proprio cazzuta, proprio nel vero senso della parola. E probabilmente sotto, se tu guardi bene, ce l'ha anche grosso. Ha delle macchine, la Musa, la quell'altra, la Y fighetta, cioè, ma che roba è? Cioè, vabbè. E questo in più, l'elettrico, se forse, come ho detto in qualche puntata fa, forse a settembre, cioè, non so, tra un po' fanno le macchine volanti, noi abbiamo ancora la macchina con le ruote, con le ruote di legno, cioè, svegliatevi, occhi, su, dai, su, ce l'avevate, le innovazioni, le cose, il pendolino avete tirato fuori voi, e ce lo stanno imitando tutti, e ce l'hanno imitato in tutti i versi possibili, cioè, signori, sveglia, dai, su, cioè, mandate a casa la gente che non vale un cazzo, ce l'avevate la gente intelligente, usatela, E invece in Escort, sì, in Ford hanno sta mania di dare le macchine delle cose Ford Fiesta. Scusate, ma chi avete? Un pagliaccio? Cioè, un simpatico burlone? Che cazzo avete che dai nome a ste macchine? Cioè, un pazzoide. Cioè, io veramente, cioè, mi aspetto che prima o poi esca Ford batte sui marciapiedi, cioè, veramente, cioè, non lo so, magia delle feste, cioè, non lo so, che cosa happy ending, cioè, cioè, Ford, veramente, che problemi avete? Cioè, vi manca affetto, cioè, cosa è? Cioè, per carità, cioè, sono tutti i mestieri, cioè, tutti i mestieri, quel mestiere, assolutamente per me è comprensibile, cioè, voglio dire, mica tutti sono nati ono bandana, insomma, per cui sono tutti bellissimi e desiderati dalle donne, cioè, voglio dire, sono anche uomini che non sono belli, non sono ricchi e non sono nemmeno simpatici e magari fanno anche puzza, cioè, sembra che mi sto riferendo a un mio ex collega comunque voglio dire, queste persone avranno anche un bisogno sessuale, per cui va benissimo, insomma, che ci siano queste a soddisfare anche questi, purtroppo, a pagamento, purtroppo questo è gratis, non c'è niente gratis, c'è, cioè, se tu sei, ecco, purtroppo c'è, cioè, chi non lo è, per cui ci sta, cioè, quello che secondo me non va bene è il fatto che non sia legale, ecco, perché non dovrebbe essere legale, cioè, una roba del genere, ognuno il suo corpo fa il cazzo che vuole. E comunque, ecco, invece, però ripeto, però dare questi nomi alle macchine non capisco per quale motivo, cioè, spiegatemelo, perché in Ford date questi nomi assurdi, insomma, alle macchine, cioè, secondo me sono le professioni delle madri dei costruttori. E noi con questa notizia bomba ci salutiamo qua. Allora, sotto, se sei la prima volta che guardi questo programma, questa rubrica che non mancava, in cui non se ne sentiva assolutamente il bisogno, vuoi avere una caldaia in omaggio? Bene, sotto c'è un pulsante con scritto iscriviti. Clicca lì, comparirà una campanellina, clicca un'altra volta su quella e seleziona la campanellina con i due apici,
A questo punto, attenzione, super estrazione finale, un condizionatore. Sotto c'è un link, ho scritto tutti i riferimenti di una bandana. Bene, devi cliccare su quel link. Entra, sì, ciao, cliccando lì tu entrerai nel fantastico mondo di una bandana, ovviamente così, sempre così, tu entri così, questo è l'arcobaleno, no? che compare, o non lo so, se sei sinistroide, che ne so, una bandiera rossa, se sei un destrorso, un destroide, un clitoride, cioè... cos'è, e compare una bandiera nera, che ne so, insomma qualcosa ti comparirà che farà così, insomma, ecco, dipende quello che sei, comparirà. Io un arcobaleno, tanto ormai, diciamo, non sono di quelle ideologie, ma l'arcobaleno era un simbolo che mi porto dietro da quando ero alto praticamente due pigne. E comunque, ecco, entrerai nel fantastico mondo di Ono Bandana e lì potrai seguirmi in tutte le robe. Allora, a quel punto potrai partecipare all'estrazione finale di un condizionatore assieme a una caldaia, e questa estrazione avverrà, tu fidati che prima o poi avverrà. E sempre nel fantastico mondo là troverai l'Istituto Cinematografico della Fornace. Tu che devi fare, se vuoi avere più possibilità di vincere questi due fantastici premi, devi seguire anche l'Istituto Cinematografico, clicca lì e entri in un altro fantastico mondo, anche qui bandiere, dei franzini ovunque, e a quel punto segui l'Istituto Cinematografico in ogni sua parte, insomma, cioè su Facebook, canale, insomma, e soprattutto ti devi imparare a memoria i film dell'istituto, più Dott Matteo, più La Fornace Fornelli, più tutti i vari speciali della Fornace TV. E noi con questo invito, e quando avverrà l'estrazione ve lo dirò, attenzione perché 26 di giugno si avvicina, e noi ci salutiamo e ci vediamo alla prossima puntata.